Amici sportivi, lettori della notizia web, Emanuele Parlati, dagli spogliatoi dello stadio Monterisi, dove l'Audace Cerignola ha travolto 7-0 il Rocchetta Sant'Antonio nella undicesima giornata del campionato di Prima Categoria. Qua al mio fianco Giuseppe Crudele, tecnico in secondo dell'Audace, che sostituisce Massimo Gallo, squalificato. Mister, si potrebbe dire la regola del 7 in casa: e la terza vittoria consecutiva con 7 reti segnate. Dopo un primo tempo un po' a scartamento ridotto, l'Audace nel secondo si è scatenato. Sì, il primo tempo è stato diciamo, uh, giocato con poca intensità, poi secondo tempo i ragazzi hanno ritrovato uh, la, il loro gioco, l'intensità giusta per, poi, per il risultato finale che è stato quello insomma, meritato, uh, rotondo del 7-0. Si è allungato la, il margine con il San Marco II che oggi usufruiva del turno di riposo, però domenica trasferta proprio a San Marco con l'altra squadra la Polisportiva, un impegno difficile con un campionato che comunque, nonostante l'audace stia facendo grandissimi numeri, le squadre dietro stanno comunque un po tenendo. Sì, San Marco ha 6 punti, però giustamente come hai detto ha già riposato, quindi praticamente i punti sono sempre tre O si vince 7-0, si vince 1-0. Il distacco dall'altra da, dall squadra di San Marco è sempre comunque di, matematicamente di tre punti. Quindi bisogna stare molto attenti e stare sul pezzo e non lasciare niente eh, al caso, perché il campionato comunque resta aperto. Tu sei il responsabile della Juniores. Il, il settore giovanile del, dell'Audace negli ultimi anni sta conseguendo diverse soddisfazioni. È un punto sul quale eh, fondare anche il futuro di questa squadra? Sì, eh, senza settore giovanile futuro non c'è. Questa è la realtà. Anzi, un eh, momento in, in, in cui eh, che stiamo attraversando anche dal punto di vista diciamo, diciamo economico eh, bisogna far leva sul settore giovanile e negli ultimi anni stiamo avendo delle grosse soddisfazioni, questa la juniores comunque siamo nei eh, primi secondi, eh, i giovanissimi di La Grassa stanno al primo posto, un po' gli allievi stanno un po' giù, però comunque sicuramente abbiamo un ottimo settore giovanile. Grazie Ministro e complimenti. Daniele Moruso, una delle più piacevoli, eh, ultime novità del, dell'Audace Cerignola, due partite da titolare domenica scorsa condita anche con gol all'Audace Barletta. Come ti trovi a giocare in questa squadra con dei compagni con dei trascorsi così importanti? Ringrazio molto la società per questa opportunità e soprattutto anche i mister. Eh, Continuerà a fare bene per, eh, fino alla fine del campionato. Stai giocando? Nonostante numeri eccezionali in casa e anche fuori dell'audace, il campionato comunque è vivo. Il San Marco è a 6 punti, però oggi ha riposato. C'è lotta comunque in questo torneo di prima categoria? È più bello così perché almeno è combattuto. Sappiamo che non dobbiamo mai allentare la concentrazione, dobbiamo stare sempre sul pezzo e cercare di vincere tutte le partite perché le squadre dietro non mollano. Il San Marco le ha vinte tutte, ha perso solo con noi. Oggi ha riposato, abbiamo guadagnato 3 punti su di loro. Domenica abbiamo una trasferta insidiosa all'altro San Marco, quindi dobbiamo essere sempre pronti e non mollare mai niente perché il campionato sta, si sta rivelando più equilibrato del, del previsto perché comunque noi la nostra parte la stiamo facendo, però anche le altre stanno, ci stanno inseguendo, non mollano. Prima della trasferta contro la Polisportiva San Marco, giovedì c'è l'intermezzo di Coppa Puglia con la Nuova Andria è un'audace che comunque ovviamente punta anche alla la doppietta campionato Coppa. Noi puntiamo a far bene in tutte e due eh, le competizioni perché comunque serve per, per gli stimoli, per, per vincere è sempre, sempre importante ti fa allenare bene, ti fa stare tranquilli quindi l'importante è vincere tutte le partite poi dove arriviamo noi dobbiamo cercare di, di dimostrare ogni domenica, ogni giovedì di essere una grande squadra, di, di dimostrare di essere di una categoria superiore a questa, a questa. che secondo me... Secondo me, secondo tutti, non la meritiamo, però purtroppo abbiamo conquistarci la promozione in questa, questa categoria. Questa categoria qua. Grazie Derek e complimenti.